Buongiorno e benvenuti dalla redazione del TGMed, documenti, certificati assicurativi, diplomi, ma anche banconote false pronte per essere spese in alcuni paesi europei. Erano alcuni dei prodotti, possiamo chiamarli così, di una stamperia realizzata in casa da un 39enne catanese. Si tratta di Salvatore Guglielmino, che è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Le indagini hanno permesso di poter individuare nello storico quartiere di San Cristoforo a Catania un appartamento trasformato in una stamperia di documenti e banconote false. In casa sono stati trovati diversi computer insieme a scanner, stampanti e banconote del taglio di 10 euro, per un valore complessivo di 10.000 euro, oltre a numerosi blocchetti di certificati assicurativi contraffatti e vari diplomi di attestazioni di qualifiche professionali. Il tetto di una palazzina disabitata è crollato in via Noce a Palermo, non distante dal commissariato di polizia. Ieri sera sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'edificio ed evitare nuovi crolli. La zona è stata comunque transennata. La giunta regionale guidata da Rosario Crocetta ha deciso di rinviare l'approvazione della manovra finanziaria bis. Il governo spiega di volere prima consultare sindacati e altri soggetti istituzionali. Inizialmente la manovra, che segue la finanziaria varata a gennaio dall'Assemblea, doveva essere approvata dal Parlamento regionale entro febbraio, ma l'esame della riforma delle province ha inevitabilmente ritardato anche l'arrivo in aula. Nei giorni scorsi già la giunta si era occupata della manovra bis, ma non aveva dato ancora il via libera, e così è successo durante l'ultima riunione di giunta. Il documento era stato inoltre presentato ai sindacati, raccogliendo da molte parti le critiche, soprattutto per i tagli e le poche scarse misure per quanto riguarda lo sviluppo. Gli ex ufficiali del ROS, Giuseppe De Donno e Mario Mori, imputati nel processo sulla presunta trattativa Stato-mafia, hanno annunciato una querela per diffamazione aggravata nei confronti del procuratore aggiunto Vittorio Teresi e Massimo Ciancimino. Ciancimino aveva definito una vergogna, mentre Teresi, eticamente sbagliata, la richiesta di trasferire il processo presentata dai due imputati. Secondo De Donno e Mori, infatti, continuare a celebrare il processo a Palermo potrebbe rappresentare un rischio per la pubblica incolumità e la sicurezza. Gli operai della GESIP torneranno in piazza con presidi e sit-in a Palermo già da lunedì prossimo e fino al 14 marzo. A rilanciare la protesta dei 1.700 addetti della società in liquidazione partecipata dal Comune in cassa integrazione fino al 30 giugno prossimo sono i sindacati di base CISAL, USB, Alba Cube e Conflavoratori e CISA e UGL Terziario, che chiedono al sindaco di Palermo un incontro sulla vertenza. Le organizzazioni dei lavoratori puntano il dito contro la mancata predisposizione, dicono, del bando per gli esodi incentivati per il personale in possesso dei requisiti che avrebbe dovuto essere emanato il 31 gennaio scorso, la mancata convocazione di un incontro con le parti sociali e tra le altre critiche dei sindacati. Adesso all'amministrazione e le organizzazioni sindacali chiedono di trasferire i servizi svolti finora dalla GESIP, oltre che le risorse finanziarie necessarie. Lunedì, mercoledì e venerdì gli operai protesteranno con un sit-in dalle 14 alle 20 davanti a Villa Niscemi, martedì e giovedì invece davanti al Comune in Piazza Pretoria. E questa era l'ultima notizia per la nostra edizione del TG Medio. Tra gli appuntamenti con l'informazione sempre su TRM vi ricordo quello delle 13:35. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.